Allora, seguendo, lavorando in un modo estremamente lineare, partiamo dal Sole. Questa foto è in Val di Sella, è una delle opere in Val di Sella di qualche anno fa. Adesso la foto io penso di averla fatto almeno 6 anni fa, quindi conseguentemente. Beh, l'origine della radiazione solare è il Sole. Come sapete, il Sole è una stella di tipo intermedio. L'energia che produce è data dalla fusione degli atomi di idrogeno, prevalentemente dalla fusione di atomi di idrogeno che si fondono e formano un atomo di elio. La somma delle masse dei due atomi di idrogeno è una frazione infinitesima minore della quella dell'atomo di elio. La differenza in massa si è trasformata tutta in energia, e questa quantità piccolissima dà una quantità grandissima di energia, che è quella che noi riceviamo. Una cosa interessante è che naturalmente quasi tutto l'elio che c'è nel Sole in questo momento, peraltro, viene e altri materiali che ci sono all'interno del Sole, altri elementi che sono all'interno del Sole, provengono da materiale stellare preesistente. Questa è una cosa che mi ha sempre affascinato, ma per esempio tutti gli elementi di numero atomico più elevato, in particolare superiori a quelli del ferro, sono stati prodotti all'interno di una supernova. Quindi noi che abbiamo un po' di ferro abbiamo un materiale di supernova all'interno di noi. E questo cambia un po' il senso delle proporzioni di tutto. Il Sole è una stella di tipo G2, ha un diametro di 1.390.000 km, e ha una massa che è 333.000 volte circa quella della Terra. Ha una temperatura di circa 5.800, che poi noi assumeremo sia 6.000 gradi Kelvin sulla superficie. All'interno, ovviamente, perché possono avvenire le reazioni nucleari, e perché avvengono le reazioni nucleari nello stesso momento anche, la temperatura è di milioni di gradi Kelvin. Quindi queste reazioni, sia per essere innescate la temperatura deve essere molto elevata, ma poi esse stesse producono ovviamente una temperatura molto grande. Quasi tutta la massa del sistema solare sta nel Sole, 99,8%. Come vedete, la composizione chimica è quasi tutta idrogeno ed elio, fortunatamente, diciamo, dal nostro punto di vista. E ci sono poi altri elementi sparsi, anche se qualcuno sostiene per esempio che nel nucleo del Sole ci siano delle sostanze pesanti anche in misura adeguata. Questa è la dimensione del Sole, di metà del Sole rispetto agli altri pianeti. Vedete anche Giove è piccolo, Giove e Saturno sono piccoli rispetto alla dimensione del Sole. Che sia prodotta dalla fusione nucleare, l'abbiamo già detto, non mi soffermo molto, salvo il fatto che l'energia prodotta nel core ci mette poi un certo tempo a essere trasmessa al cuore. E comunque attraverso questo tempo anche l'espansione, c'è un rapporto, un equilibrio fra la massa del Sole e l'energia espansiva che viene prodotta anche da queste reazioni, che tiene in equilibrio le dimensioni del Sole al suo stato attuale, ma non per sempre. Tra qualche miliardo di anni non sarà più in grado di sostenerlo, e quindi si espanderà in una stella rossa. Dal nostro punto di vista, tutti questi scenari apocalittici che vi ho, cioè noi deriviamo da una supernova, il Sole esploderà fra un po' di miliardi, per fortuna è sufficientemente stabile da aver
e lo è stato per un po' di miliardi di anni e lo sarà ancora per un tempo sufficientemente lungo che noi non vedremo, sono più di... Cioè, c'è stato un momento della mia vita in cui io ero particolarmente depresso, in cui la mia forma di depressione aveva un elemento particolare, cioè mi preoccupavo perché fra 600 milioni di anni il Sole comincerà a oscillare e probabilmente potrebbe cancellare la vita sulla Terra, anche se non chiaramente non ci saranno forse nessuno di noi. Quindi questa però dal nostro punto di vista è una stella relativamente stabile. Se non fosse così stabile com'è, probabilmente la vita non avrebbe potuto generarsi. E quindi voi non sarete qui ad ascoltare me, io non sarei qui a raccontare queste storie. In realtà ci sono delle piccole variazioni in questa stabilità ed è rappresentata da un ciclo un decennale rappresentato dalle macchie solari che qui sono rappresentate come degli elementi scuri. Vedete, tutti questi elementi piccoli sono degli elementi convettivi all'interno dell'atmosfera solare e hanno una temperatura relativamente più bassa, 3700 gradi Kelvin, rispetto alla temperatura del resto della cromosfera, che è 5700 gradi Kelvin. Quindi emettono, poi vedremo, in un ambito di frequenze diverse. Le emissioni sono, quando noi diciamo una cosa è costante, vuol dire sempre pressappoco costante, in realtà si osservano sia i cicli delle macchie solari e comunque anche dei cicli nella variabilità solare. Quando dico che il Sole è una stella stabile, ogni tanto comunque delle sorprese ci sono delle variazioni, per esempio delle emissioni magnetiche, di cose di questo tipo, che possono avere anche un sistema interessante. Alcuni mesi fa c'è stata un'esplosione magnetica del Sole e gli effetti si sentivano anche per esempio sui satelliti delle telecomunicazioni che c'erano qua. Il Sole, come la Terra, ha dei poli magnetici nord e sud, però questi si cambiano esattamente anche come quelli della Terra. Non conosciamo esattamente che cosa succede. Le macchie solari non si sa bene da quanto esistano, però sicuramente dal 1600, con dati vari, siamo riusciti a ricostruire un andamento. E come vedete, negli ultimi anni sono regolari, e sono relativamente regolari negli ultimi 200 anni, prima erano praticamente, sembravano non esistessero. C'è probabilmente un secondo ciclo, ma parlare di cicli qui non è esattamente preciso, di un periodo di 55-57 anni. Non è escluso che questi cicli delle macchie solari abbiano un'influenza anche sul ciclo idrologico diretto. Per esempio, noi avevamo fatto degli studi sulle serie temporali delle precipitazioni in Trentino e da questi studi sembrava che vi fossero dei picchi regolari nelle precipitazioni, quindi ogni 11 anni, quindi la cosa che viene in mente è che siano in qualche modo influenzate, sia una piccola influenza di queste variazioni anche della temperatura. Articolo mai pubblicato. E quindi queste sono un po' le indicazioni generali che sul Sole